Al Museo Orsi di Tortona abbiamo un'altra presenza molto importante, la Lamberti S.p.A. che ha una sede a Viguzzolo. Siamo con la responsabile delle risorse umane, la dottoressa Caccia, e anche con Cristian D'Anfonchio che è il site manager di Viguzzolo. Allora, per un'azienda importante come la vostra, quanto è importante venire in queste manifestazioni, essere radicati sul territorio in contatto con le scuole? È importante vedere tanti ragazzi che sono stati qui presenti, è importante partecipare all'inizio di questa manifestazione con le nostre idee, con il nostro modo di fare e con il nostro modo che abbiamo di dare importanza alle persone. Siamo contenti di esserci, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale ma anche lo stesso organizzazione dell'ITS Malconi che ha fatto qualcosa di cui noi iniziamo a partecipare, ci rende comunque sia contenti. Siamo una società chimica, una società che si basa sulle persone, potersi interfacciare direttamente con le persone per noi è un motivo di felicità. Siamo anche con la responsabile delle risorse umane. Oggi parliamo con ragazzi di quarta e quinta superiore, cercate anche diplomati nelle vostre strutture? Sì, assolutamente sì, questi eventi per noi sono molto importanti perché ci permettono intanto di farci conoscere dai ragazzi che studiano nelle scuole superiori e permettono anche a noi di entrare in contatto con questi giovani che si affacciano per la prima volta nel mondo del lavoro, che hanno bisogno di essere anche magari indirizzati e pilotati e aiutati dalle aziende a capire che cosa si può fare da grandi. E assolutamente le aziende come le nostre si rivolgono sicuramente a giovani laureati, per cui è importante anche dire a questi ragazzi che continuare a studiare dopo il diploma è fondamentale, però cerchiamo anche tanti tecnici che possono essere impiegati in diverse aree aziendali, dalla produzione ai nostri laboratori di controllo qualità o anche negli uffici amministrativi. Per lei che è responsabile delle risorse umane ci sono dei programmi di stage, avete programmi di formazione di questi ragazzi giovani? Sì, assolutamente, noi diamo la possibilità di conoscere la nostra azienda ai ragazzi sia tramite i percorsi, insomma quelli che una volta si chiamavano alternanza scuola-lavoro, quindi di fare dei brevi periodi di tirocinio mentre studiano nelle scuole superiori, ma assolutamente ogni anno abbiamo dei ragazzi che effettuano dei periodi di stage curriculari anche per conseguire la tesi o anche dei periodi di stage a conclusione del percorso scolastico come diciamo momento di ingresso in azienda per iniziare quella che è la loro carriera professionale. Ultima domanda, siete comunque un'azienda importante, grande, ci parlava di settore chimico, quindi il Marconi c'è anche uno sbocco per periti chimici o futuri ingegneri chimici, però essendo un'azienda grande magari c'è possibilità anche per chi piace fare del marketing o accounting o altri tipi di attività. Sicuramente sì, è un'azienda che ha bisogno di tutte le figure professionali di un'azienda tipica di questo settore, soprattutto verso le sedi centrali o verso le sedi più adibite a questo specifico settore. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.